Ci troviamo al Palace Hotel di Milano Marittima per questa bellissima due giorni del Partner Meeting organizzato da NTS e Ranocchi 2022. Titolo di questa edizione è Entra in gioco, nuove carte per la sfida digitale. Entra in gioco è il simbolo della sfida e oggi in questo mercato noi siamo chiamati a portare soluzioni per trovare risposte e dare risposte ai nostri clienti per far fronte, diciamo, alle nuove esigenze che sono di ottimizzazione dei costi, efficientamento di tutti i processi, collaborazione con tutti gli attori interni ed esterni all'azienda. E proprio a questo Partner Meeting parleremo di questo. Entra in gioco è proprio accettare la sfida che noi siamo pronti ad affrontare. Chiaramente abbiamo creato tante nuove carte che sono le nostre soluzioni che presenteremo in queste due giornate. Siamo oltre 400, quindi la risposta è stata enorme. D'altronde ci rincontriamo in presenza dall'ultimo Partner Meeting unificato delle aziende NTS Informatica e Ranocchi, è stato nel 2018, e la risposta è stata eccezionale. Devo dire che per noi è un grande onore, è un grande piacere, perché il riscontro dei partner probabilmente, insomma, significa che stiamo lavorando bene e noi lavoriamo assolutamente per loro. Abbiamo grandi progetti, sono progetti tecnici che riguardano l'integrazione delle soluzioni. La nostra idea è quella di creare strutture e soluzioni collaborative che permettano al professionisti e alle aziende di lavorare collaborando, quindi scambiandosi dati, utilizzando applicazioni, con un grande sogno, cioè quello di mettere a disposizione dei nostri clienti dei nuovi modelli di business per affrontare in maniera competitiva le sfide future. Arianna Ranocchi, presidente del gruppo Ranocchi, porta avanti questa grande storia di famiglia, una storia di una grande impresa. E quindi come ti senti, Arianna? Mi sento con una grande responsabilità verso tutto il gruppo, verso mio padre prima di tutte, che ha creato questa azienda nel 2002, quando è uscita da Team System. Comunque una cosa che ci piace ricordare, perché comunque quando è ripartito la sua esperienza era già di diversi trentennale nel mondo dell'informatica, e quando è ripartito appunto nel marzo 2002 con il gruppo Ranocchi aveva le idee ben chiare, un progetto, un'idea, una visione basata su tre principi fondamentali: la correttezza, l'esperienza e la determinazione, che sono poi gli elementi che abbiamo da 20 anni, che porteremo avanti nel futuro. Una storia importante, ricca, e a cui teniamo molto riportare appunto i fondamenti su cui è basata la nostra azienda e i principi di mio padre. La forza di un grande gruppo, la forza dell'unione, perché crediamo realmente che l'unione fa la forza, e avere questo rapporto molto diretto con i nostri partner, con i nostri rivenditori, e mantenere lo stile della famiglia, di una grande famiglia. Nel gruppo abbiamo un ruolo molto definito, è quello di costruire le soluzioni su misura. NTS Informatica produce l'ERP, il software gestionale per aziende di tutti i settori principalmente e di dimensioni dalle piccole alle grandi. Noi ci occupiamo di vestire l'abito, quindi partendo dal prodotto NTS, in funzione delle esigenze da risolvere nelle varie aziende andiamo a costruire la soluzione più idonea, più efficace per quel cliente. Altro ruolo che abbiamo è che tutta questa esperienza di progetto, quasi 30 anni di progetti, abbiamo costruito anche noi dei programmi gestionali per soddisfare anche quelle che sono le esigenze del rivenditore. Quindi laddove il rivenditore NTS ha bisogno di uno strumento di archiviazione documentale anziché di
business intelligence a supporto della direzione aziendale, anziché di commercio elettronico tra aziende o con gli agenti, ecco, noi possiamo essere di ausilio anche per i rivenditori oltre che per le aziende. Stiamo vivendo in questi anni delle evoluzioni molto importanti in tutta la parte dal punto di vista della tecnologia che dei contenuti del nostro software e dei servizi sul nostro mercato. Questa trasformazione riguarda tanti aspetti, uno per esempio quello di trasformazione sempre di più da software come prodotto a software come servizio, il cosiddetto software as a service, e la tecnologia cambia completamente negli anni. Si passa da tecnologie di un certo tipo a tecnologie nuove che si basano soprattutto sui paradigmi del cloud e delle interfacce e delle user experience basate sul web. Siamo una piccola società, ma longeva, perché siamo nati nel 1985. Ci occupiamo ovviamente di software gestionale e siamo a braccetto con NTS Informatica dal 1997. Nelle nostre varie peripezie, all'inizio di quest'anno abbiamo incontrato Massimo Scalabrini e abbiamo pensato di fare una fusione societaria, diciamo un'attività molto sinergica con quello che è il software gestionale, e ci siamo occupati quindi anche di CAM. Bene, la mia esperienza nasce nel 1976, da sempre mi sono occupato di informatica legata alle macchine a controllo numerico, e quindi nel 1996 nasce la Visual CAD/CAM. Ho raggiunto l'età della pensione e quindi dall'inizio dell'anno la mia società è stata ceduta alla Punto Sistemi, la quale con grossa soddisfazione e anche piacere da parte mia praticamente prosegue in questa attività. Noi siamo specializzati in gestionali d'impresa, collaboriamo con aziende di diversi settori e oggi siamo qui per presentare tre verticali che abbiamo sviluppato internamente e che ci hanno dato grandi soddisfazioni negli ultimi 3 anni con i nostri clienti finali. Beh, finalmente ci ritroviamo dopo un paio d'anni di stop. Siamo molto contenti di essere qui come espositori. Come diceva Davide, abbiamo preparato 3 soluzioni verticali per la gestione delle commesse, per la gestione del magazzino tramite Palmare e una sorta di cash flow di pianificazione finanziaria. Finalmente rivediamo colleghi e siamo molto felici di questo. E basta, adesso entriamo un po' nel vivo del meeting e quindi siamo qui al nostro stand. Dal 2019 siamo diventati partner di NTS e da quel momento abbiamo iniziato sia a migrare parco clienti che avevamo già, sia a trovare nuovi clienti, e abbiamo instaurato una rete con altri partner, appunto, sia un po' come punto di riferimento per quanto riguarda sviluppo di soluzioni verticali, perché noi al nostro interno abbiamo 5 dipendenti che sono sviluppatori e quindi diciamo siamo propensi allo sviluppo di verticali su misura per il cliente. Oggi siamo qui per presentare i nostri prodotti di punta cioè gestionale cantieri web, quindi un gestionale sviluppato appositamente per tutte le ditte di edilizia, e mobile dock, che è, diciamo, la nostra suite mobile per permettere di realizzare rapportini di lavoro, interventi di lavoro e ordini direttamente integrati con gestionale di NTS Informatica Business Cube. Principalmente noi curiamo il cliente, l'organizzazione del cliente solo ed esclusivamente software, personalizzazioni del software anche di NTS. Questo per la nostra, io ormai ho 45 anni di esperienza anche con Ranocchi, quindi conoscevo benissimo, quindi ci concentriamo sulle aziende e quindi cerchiamo di snellire il lavoro alle aziende, insomma, ecco, con i prodotti informatici. Thank you.
stiamo presentando una soluzione che serve a ottimizzare le scorte di magazzino. Essenzialmente oggi le aziende hanno dei problemi dovuti all'accesso alle materie prime e a magazzini che si sono, diciamo, sono sovrabbondanti. Quello che facciamo noi sono dei sistemi che attraverso degli algoritmi riescono a permettere di decidere cosa comprare, quando comprare e quindi abbassare le scorte aumentando le vendite. Sono 5 anni che collaboriamo con NTS con grande soddisfazione. Noi stiamo lanciando l'accordo che abbiamo sviluppato con appunto il gruppo Ranocchi NTS, che darà la possibilità a tutti i presenti, quindi a tutti i partner del gruppo, di poter commercializzare i servizi del welfare aziendale, che sono peraltro anche integrati all'interno delle procedure software della Ranocchi e della NTS. Quindi dare la possibilità poi a tutte le aziende clienti di poter facilmente accedere a questo servizio e poter garantire la possibilità di avere i crediti welfare, la possibilità di accedere appunto a questa tipologia di servizio molto richiesta adesso sul mercato, con facilità di accesso e con costi assolutamente molto contenuti. Il nostro obiettivo è diffondere, creare consapevolezza dell'importanza dello strumento e far sì che lo stesso diventi di dominio pubblico e possa quindi in qualche maniera dare anche un contributo al momento particolare che sta vivendo l'economia italiana, dato che aumenta notevolmente, in alcuni casi raddoppia, il potere d'acquisto dei dipendenti. Noi siamo specializzati in rivendita di programmi gestionali, poi in particolare trattiamo un software per le schermature e i serramenti, quindi ci rivolgiamo prevalentemente ai produttori di zanzariere, pergolati, tende da sole, e sono tutti prodotti che in Italia hanno forte connotazione dal punto di vista artigianale, e quindi noi forniamo un programma gestionale che è Business Cube della NTS Informatica, sopra il quale è presente il nostro verticale di produzione che è apposito per questo settore. In queste 2 giornate presentiamo prevalentemente chi siamo, che cosa facciamo e quali sono i moduli che compongono la nostra soluzione, perché la nostra soluzione prevede circa 25 moduli opzionali per la gestione della produzione specifici per questo settore, per esempio l'ottimizzazione monodimensionale dei tagli dei profili, abbiamo la gestione degli avanzamenti di produzione con barcode, abbiamo la parte di avanzamento anche con tablet con la rilevazione dei tempi se desiderano, oppure abbiamo anche la parte per gli ordini web che riguarda i preventivi, l'inserimento di ordini direttamente dal portale B2B. Presentiamo la nostra piattaforma, abbiamo utilizzato uno slogan che tende a sottolineare il fatto che mettiamo ordine proprio nei processi della moda. La piattaforma è integrata alla piattaforma Business Cube di NTS. Cerchiamo di dare una mano insieme ai partner a dare nuove soluzioni al settore. Siamo una software house che sviluppa il software specifico per il mondo della moda, soprattutto per il mondo della produzione, e poi diamo tutto quello che è il supporto di consulenza sui processi produttivi affinché il software possa essere messo a regime al massimo delle potenzialità, diciamo così. Noi stiamo presentando un connettore, praticamente un kit fiscale, che serve per potersi proporre a clientela diversa da che non usa, diciamo così, Business Cube di NTS Informatica, e poter offrire un'apertura a chi vuol passare a Business Cube con questo kit fiscale per intanto avere un modo per poter tamponare il periodo di transizione tra il porting tra un gestionale e un altro gestionale. Gli obiettivi futuri sicuramente è crescere con NTS Informatica e collaborare per sviluppare nuovi prodotti e portare a casa nuova clientela. Noi siamo una software house, collaboriamo con NTS, quindi siamo partner diretti di NTS, ma siamo degli sviluppatori software in ambito dei rifiuti in maniera particolare. Oggi presentiamo il nostro verticale, che
abbiamo riscritto nel mondo NTS, quindi sull'IRP NTS, integrandolo appieno a quello che è il software di Business Cube di NTS, che si interessa di tutta la gestione dei rifiuti, tutto nel settore ambientale, ecco, per risolvere la problematica. Noi distribuiamo il prodotto di punta di NTS Informatica, Business Cube, siamo implementatori nonché system integrator e ci picchiamo di essere fornitori di soluzioni alle aziende che si rivolgono a noi. Ci caratterizziamo con la grande conoscenza del mercato e la conoscenza della materia aziendale. In questi giorni questa occasione è particolare perché abbiamo sviluppato proprio sulla piattaforma di NTS due verticali molto importanti che sono per noi un punto di partenza per acquisire nuovi mercati, e abbiamo sviluppato una soluzione, un configuratore di prodotto a tipologie varianti che è in grado di dare risposte a quei clienti che hanno bisogno di configurare il prodotto non solo sotto l'aspetto commerciale ma anche sotto l'aspetto tecnico con la distinta base. È una cosa tecnica, ma gli addetti lo sanno.